sentiero della pace nasce sostanzialmente per una grande intuizione di Walter Michelin nel 86, quello di recuperare questo patrimonio ambientale storico, e a distanza di 3 anni dopo io l'ho inaugurato partendo dallo Stelvio, percorrendo tutto il grande confine della guerra mondiale, insomma. Quindi a distanza di 26 anni da quando l'avevo percorso, assieme a Gilberto Simoni abbiamo voluto percorrerlo in occasione del centenario della prima guerra mondiale. È un'emozione, beh, sicuramente camminando respiri un po', ritorni indietro col tempo, insomma, ti dà questa opportunità di viaggiare a ritroso, ogni sasso messo al suo posto per permettere ai carri armati, ai reggimenti di salire, insomma, ti dà anche un po' l'imponenza e lo sforzo di tutti questi soldati per raggiungere queste cime, no? E per rendere agile tutto questo, e anche un po' l'assurdità, insomma, perché alla fine arrivi nel niente, un niente da difendere, però insomma alle spalle paesi e città e territorio, insomma, dove poter cercare un po' di ritornare alla normalità. E credo che insomma era un po' due facce di una medaglia un po' diversa, insomma, al fronte la disperazione, perché credo che ogni momento sia stato un momento anche un po' di disperazione, e dietro la gente che viveva nell'ansia di una conquista. E questo camminando un po' nella solitudine, un po' anche in compagnia, riesci un po' a immaginarti tutto questo, insomma, riesci a immaginarti anche magari la fatica, perché la paragoni un po' a quella che stai facendo tu, però non è niente in quello che hanno dovuto passare i nostri soldati. Per me, chiaramente, averlo percorso a 58 anni rispetto a quando l'ho fatto a 30 anni, insomma, la differenza c'è dal punto di vista sportivo. Però l'idea di fare in modo di ripercorrere questo luogo, legato proprio al centenario della scoppia della guerra mondiale, e assieme a Gilberto Simoni, che abbiamo potuto condividere anche momenti di riflessioni, momenti insomma anche di significato di quello che è il sentiero della pace. E quindi camminare con lui, anche se per la verità abbiamo fatto 2 tappe in bicicletta per renderla un po' più fattibile in 12 giorni, perché altrimenti a una certa età fai fatica a farla in pochi giorni. Allora 2 giorni abbiamo fatto in bicicletta, e quindi con Gilberto potevamo scambiarci anche delle riflessioni, mentre l'altra volta che ho corso da solo era diverso questo, insomma, se non in alcuni punti che trovavo persone, però sono di solito ero da solo. Ma sai, correndo in bicicletta e poi vivendo in mezzo alle montagne, insomma, ho fatto della salita il mio campo di battaglia, diciamo, sportivamente parlando, e io ho sempre trovato nella salita un alleato dove poter dare il massimo, dove poter fare anche la differenza, dove cercare di arrivare in cima il prima possibile, un po' quello che volevano, no? I nostri eserciti, i soldati. E allora anche lì torni un po' a pensare al tuo impegno, alla tua fatica, che però non sono commisurabili, insomma. E entri nella tua fatica misurandola un po' nel tempo e ti rendi conto che insomma l'assurdità della guerra, insomma, ha posto delle pene enormi a questi ragazzi che stavano in cima. Lo sport è un veicolo comunque di messaggio, no? Quando uno fa dello sport automaticamente ti rivolgi a tante discipline, perché lo sport è universale, e lo sport è un grandissimo veicolo di promozione ambientale, storico, culturale. E quindi credo che attraverso lo sport ho anche acquisito delle conoscenze legate alla dieta, all'alimentazione, all'aspetto della salute, all'aspetto del benessere, perché lo sport veramente credo che accomuni tutto questo. E poi, come dicevo prima, la mia professione da barbiere e da parrucchiere, insomma, mi ha permesso anche di confrontarmi con tanta gente, quindi di arricchirmi, perché ogni persona è portatore di una propria esperienza, e confrontandosi con le persone cresci, insomma. Un momento più particolare della mia carriera è stato quando ho indossato la prima maglia rosa sul Pordoi, che era un po' la mia salita, insomma, una salita che è piena di ricordi per me, è piena
piene di emozioni, sia in bicicletta da ragazzo, sia in bicicletta anche da professionista, e quindi insomma l'aver salito in bicicletta inseguendo un po' la maglia rosa, inseguendo un po' quello che aveva conquistato Moser, il suo primo Giro d'Italia, dove io ho percepito questa festa, questa allegria, questo grande fascino della maglia rosa. Io ho salito in bicicletta per questo, e essere arrivati a questo è stato il momento più bello, insomma.